Buonasera, primi probanti impegni per il neo assessore all'urbanistica Pasquale Del Neso. L'ex consigliere della lista Pistoni, che ha lasciato il posto a Graziella Denti, si è misurato sull'intricato progetto Cisa Cerdisa. Ecco le sue parole. Allora, assessore, intanto ben arrivato in giunta e il battesimo è comunque di quelli probanti, cioè si comincia subito con una materia importante come Cisa Cerdisa. Sì, diciamo che è stato un battesimo del fuoco, perché in effetti insomma, si tratta di un argomento, è un comparto urbanistico che tratta la riqualificazione di un'area industriale dismessa, sicuramente tra le più importanti della regione Emilia-Romagna e probabilmente anche a livello nazionale un comparto veramente importante. Oltretutto ci troviamo in questo momento ad adottare un piano urbanistico dopo tanti anni che se ne discuteva, ormai è quasi un ventennio che se ne discute, che negli ultimi 5 anni del precedente mandato e in questi 2 anni e mezzo si è giunti ad una conclusione e finalmente ad un inizio di un percorso che speriamo sia il più veloce possibile. È un percorso che comunque tu hai fatto già in commissione per diverso tempo ed è un percorso che è nato insieme al Comune di Fiorano. Sì, questo è un percorso che storicamente nasce insieme al Comune di Fiorano perché il comparto riguarda aree sia del Comune di Sassuolo che del Comune di Fiorano. In prospettiva chiaramente c'è la riqualificazione non soltanto delle aree interessate dall'intervento, ma anche la ricucitura del tessuto urbanistico delle aree oggetto di intervento, tra cui ricordiamo il tema di Mezzavia con la restante parte della città, in particolare col quartiere di Braida. Ricordiamo poi che in ogni caso in questo momento parte un comparto che è quello, un subambito che è quello dell'area del supermercato, della Coop, ma ci sono tutti gli altri ambiti che attualmente non sono oggetto di intervento, ma dove comunque portiamo a casa dei risultati significativi, perché vengono demoliti tutti i capannoni coperti col cemento amianto e soprattutto verrà fatta la bonifica del sottosuolo, per cui avremo un risanamento generale dei subambiti che attualmente sono coperti dai capannoni. Ultima cosa, si porterà anche in questo primo intervento a casa qualcosa a livello di integrazione per quanto riguarda la scuola e per quanto riguarda le zone lì vicino? Diciamo che con gli extraoneri saranno utilizzati per la riqualificazione della scuola dell'area di Mezzavia, che è l'ambito subambito D. E gli extraoneri saranno poi utilizzati per una serie di interventi, tra cui anche il centro storico, perché una quota di quei proventi saranno comunque utilizzati, come già ampiamente previsto, per rilanciare il centro storico in contrapposizione al centro commerciale diciamo nuovo, innovativo dell'Ipercoop. Si cerca di controbilanciare e di rilanciare poi anche il centro storico. Sarà attivo dal 15 novembre al 15 aprile 2017 l'obbligo di gomme termiche o di catene a bordo per tutti i veicoli, esclusi ciclomotori e motocicli. Sanzioni per chi non rispetterà l'ordinanza, valida su tutto il territorio comunale e con qualsiasi condizione atmosferica. L'associazione Star Bene, col patrocinio del Comune di Sassuolo, ha organizzato una serie di incontri per la Giornata Mondiale del Diabete. Domani alle 20:30 in Pagheri Arte, conferenza dal titolo Diamo un calcio al cibo spazzatura, rivolta soprattutto ai genitori di bambini delle scuole materne ed elementari. Sabato alle 9, Camminata della Salute, un percorso tra i parchi sassolesi con prove glicemiche e test all'interno dell'URP prima e dopo la camminata. Passiamo allo sport. Secondo posto per Tommaso Manfredini dell'Atletica MDS nella 33 km competitiva di San Martino. Terzo posto per Federica Boschetti nel trail di San Martino. Alla staffetta 3x3000 le due squadre dell'Atletica MDS hanno raggiunto il sesto e il settimo posto. Per questa edizione è tutto, arrivederci a domani.